Migliaia di famiglie ad Arezzo avevano deciso di autoridursi la bolletta dell'acqua, ma per capire perché bisogna fare un passo indietro, andare nel 2011 quando con un referendum venne abolita una quota che si trova in bolletta denominata come remunerazione del capitale investito. Da qui che cosa succede? Insorgono i sindacati, come potete vedere, il Comitato dell'Acqua Pubblica Arezzo, che sostiene ancora di continuare a pagare questa quota, però che avrebbe appunto cambiato nome e adesso si chiamerebbe oneri finanziari. Chiaramente l'autoriduzione ha portato ad un vero e proprio scontro tra il comitato composto dai cittadini aretini e quella che poi è la società privata che gestisce l'acqua e che la distribuisce in tutte le case aretine. Ecco, la società che appunto gestisce si chiama Nuove Acque, che a sua volta applica il regolamento dell'autorità idrica toscana. Per l'autorità idrica toscana le persone che appunto non pagano in toto la bolletta sono morose, da qui la decisione da parte di Nuove Acque di tagliare decisamente i tubi dell'erogazione dell'acqua. Attualmente ad Arezzo sono tre le famiglie che si trovano a non avere acqua nella propria abitazione. Noi andiamo incontro a queste famiglie a cui manca l'acqua, agevolando loro la possibilità di approvvigionarsi attraverso taniche, serbatoi, contenitori dai vicini o da, se non sono vicini che sono collaborativi, gliela portiamo direttamente noi.